Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre e Signora mia, affido a te la mia anima e il mio corpo, la mia vita e la mia morte e ciò che verrà dopo. Metto tutto nelle tue mani. O Madre mia, copri col tuo manto virginale la mia anima e concedimi la grazia della purezza del cuore, dell'anima e del corpo. E difendimi con la tua potenza da tutti i nemici e soprattutto da quelli che nascondono la loro malvagità sotto la maschera della virtù. O splendido Giglio, tu sei il mio specchio, o Madre mia. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Desidero, figlia mia carissima, ha detto la Madonna, che ti eserciti in tre virtù, che per me sono le più care e a Dio le più gradite. La prima è l'umiltà, e ancora una volta l'umiltà. La seconda virtù è la purezza. La terza virtù è l'amore per il Dio. In qualità di figlia mia, devi risplendere in modo particolare per queste virtù. La Madre di Cristo è infatti glorificata quale Regina dell'Universo, colei che all'Annunciazione si è definita serva del Signore, è rimasta per tutta la vita terrena fedele a ciò che questo nome esprime, confermando così di essere una vera discepola di Cristo, il quale sottolineava fortemente il carattere di servizio della propria missione. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e ti amo. Non temere, perché io sono con te. O Maria, tu sei pura ed impareggiabile, vergine e madre insieme. Tu sei bella come il sole, senza alcuna macchia. Nulla è paragonabile all'immagine della tua anima. La tua bellezza ha affascinato il tre volte santo, sceso dal cielo, abbandonando il trono della sua sede eterna e prese corpo e sangue dal tuo cuore, nascondendosi per 9 mesi nel cuore della Vergine. O Madre, o Vergine, nessuno riesce a comprendere
che l'immenso Dio diventa uomo solo per amore e per la sua insondabile misericordia. Per merito tuo, o Madre, vivremo con lui in eterno. O Maria, Vergine Madre e porta del cielo, attraverso te ci è venuta la salvezza. Ogni grazia sgorga per noi dalle tue mani e solo la tua fedele imitazione mi farà santa. O Maria, o Vergine, o Giglio più bello, il tuo cuore è stato il primo tabernacolo per Gesù sulla terra, perché la tua umiltà è stata la più profonda e per questo sei stata innalzata sopra i cori degli angeli e sui santi. O Maria, dolce madre mia, affido a te l'anima, il corpo e il mio povero cuore. Sii la guardiana della mia vita e soprattutto nell'ora della morte, nell'ultima battaglia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.